Capitano Price, mi sente? Sì, sono qua, sono davanti allo strumento di ripresa. Come dice? Devo parlare di Modern Warfare 2? Beh, non c'è nessun problema. È troppo cringe sta intro? Chiedo Vanni, scusi, non lo faccio più, promesso. Scusatemi, erano chiamate di business. In guerra non ci sono amici, ma solo nemici. Frasi di questo genere appaiono se morite all'interno della campagna di Call of Duty Modern Warfare 2. Ed è giunto il momento, ragazzi, di parlarne. Lo sappiamo, Call of Duty è prettamente un titolo multiplayer, la gente ormai neanche gliene frega più niente della parte single player, eppure, sempre richiesta e sempre molto apprezzata è proprio questa, la parte single player. Certo, la totalità dei giocatori vanno sul multi, ma ripeto, c'è sempre quella percentuale che è fedele a delle storie narrate ormai da anni con personaggi che ormai sono diventati iconici. Ci sono proprio dei modi di dire, dei meme che nascono dalle campagne di Call of Duty. Per esempio, chi di voi sa l'origine del meme press F to pay respect? Cioè quando si dice F, quando succede qualcosa, che ne so, va via la connessione, uno scompare, F, e vedete questo F, da dove viene l'F, lo sapete? Io lo so, viene dalla campagna di Advanced Warfare, nella seconda o terza missione in cui si va all'inizio a sto funerale e nella versione PC ovviamente c'era il press F to pay respect, voi dovete premere il tasto per porgere rispetto al vostro amico che è appunto deceduto, e questo inaspettatamente poi è diventato un meme. La campagna di COD quindi è sempre un must, è tipicamente il primo passo che si fa quando si gioca ad un capitolo prima poi di buttarsi invece sul multiplayer. E a questo giro i ragazzi di Infinity Ward hanno anche pensato bene di offrire a tutti coloro che effettuano il pre-order del gioco una settimana di anticipo per provare solo ed esclusivamente la campagna, tempo più che sufficiente anche con ritmi molto tranquilli per portarla a compimento. 17 missioni, alcune durano un po' di meno, alcune durano un po' di più, che ci portano alle 7,5-8 ore complessive di gioco, insomma siamo in linea con le classiche tempistiche delle campagne di Call of Duty. Ma quello che ho apprezzato maggiormente di questa campagna, così come già in passato dicevo positivamente della campagna invece del 2019 di Modern Warfare del reboot, è che sono gli unici in questo momento tra i vari team di sviluppo che riescono a dare un feeling cinematografico, un feeling da blockbuster d'azione nelle campagne. Sia chiaro, la campagna del primo Black Ops rimane sempre nei nostri cuori, però Modern Warfare, sia negli originali anche con questo reboot, sono incredibili. Il modo in cui i personaggi vengono caratterizzati, il modo in cui in qualche modo ci leghiamo a certe figure come Capitano Price, Soap, Ghost, insomma sono personaggi iconici e che tuttora riescono a trasmetterci in qualche modo una sorta di legame con loro durante l'avventura. E così sono stato super contento di potermi mettere nuovamente alla prova con la campagna di Modern Warfare 2. Campagna che inizia già con il bot e soprattutto con una grossa esposizione di un fatto accaduto realmente, tra l'altro non troppo tempo fa. E già, perché non vi voglio fare eccessivi spoiler, essendo la prima missione che dura anche lì pochissimo, più proprio un'introduzione così, infatti c'è il rifacimento di un'operazione militare fatta da Trump dove esattamente come avviene nel gioco, si utilizza un missile per andare a colpire questo punto d'incontro dove c'era appunto anche questo obiettivo militare. Il punto è stato rifatto esattamente nello stesso modo e quindi continua COD ad essere un po' un modo crudo di mettere davanti alla portata di tutti anche certe operazioni fatte dall'America. Ma questa volta saremo alla ricerca di Hassan, questo capo di un gruppo terroristico che ovviamente mette come al solito la minaccia verso l'America e il mondo intero, alla ricerca di 3 missili che potrebbero fare molti danni, ed ecco quindi che si aprono una serie di scenari veramente interessanti. Quello che voglio mettere però in chiaro fin da subito è che la campagna di Call of Duty non è più il classico muoviti, spara e arrivi al punto dove inizia una cutscene. Non più, o meglio, ci sono anche queste parti nella campagna, ma sono veramente poche. C'è molta, ma veramente molta sperimentazione e diversificazione del gameplay stesso. Missioni in cui ci ritroveremo nella torretta di una C-130 a fare fuoco di copertura dall'alto ai nostri compagni. Missioni in cui dovremo saltare da un veicolo all'altro in un'autostrada perennemente ricca di problemi e pericoli. E missioni, che ho apprezzato tantissimo, in cui ci ritroveremo senza armi, senza risorse e con la nostra unica abilità di poter craftare oggetti prendendo scotch,
alcol, gomma, cera di candela, insomma, fighissimo. E voglio proprio fare un piccolo focus su queste missioni, anzi in realtà ce n'è solo una, più un pezzettino della missione finale, che non vi voglio fare appunto spoiler, però vi parlerò di questa missione dove siamo da soli appunto con il nostro amico Soap. Ma non voglio dirvi niente, tranquillo, non vi faccio spoiler, però vi voglio dire questa meccanica, cioè ci ritroviamo a dover craftare oggetti prendendo le risorse sparse per la mappa in modo molto intelligente, ovviamente con anche queste animazioni appunto di crafting degli elementi, e ho trovato molto interessante questa cosa perché ci ricollegheremo a quello che poi sarà inevitabilmente DMZ, cioè la modalità tipo Escape from Tarkov che vogliono inserire in Warzone 2.0. Perciò attenzione, questa modalità non è attualmente presente su COD, ma arriverà gratis come alternativa a Warzone, cioè uno potrà scegliere o gioco a il classico Battle Royale oppure a DMZ. E io ve lo dico qua, segnatevi queste parole, io spero che DMZ faccia il botto, cioè deve essere una modalità che diventa più popolare di Warzone, perché a me Escape from Tarkov come concept mi piace molto. E l'idea di poter cooperare, ma allo stesso tempo essere contro altri giocatori, ma allo stesso tempo essere contro l'intelligenza artificiale, con comunque un obiettivo, cioè prendere delle risorse e scappare, la trovo una formula di gioco migliore persino del classico Battle Royale, che, permettetemi, dopo un po' ha pure stufato. Su questo però voglio sapere la tua nei commenti, mi raccomando. Ma tornando alla campagna, ho parlato di diversificazione ed è proprio questa la chiave di volta, il grande punto che io metto a favore di questa campagna, che ha saputo tenermi intrattenuto dall'inizio alla fine. Per non parlare poi di un must che a me proprio mi fa impazzire, ogni volta che le vedo queste cose mi fanno impazzire, che c'è stata anche nella campagna del 2019, ovvero le transizioni. Sembrerà una cavolata, però il fatto che tu giochi, vedi il filmato e poi in maniera molto fluida si arriva direttamente a te che giochi con queste transizioni proprio e poi va che entra dentro la testa e tu poi giustamente sei in prima persona e quindi giochi, proprio le adoro, cioè è una cosa bellissima, cosa che nelle altre campagne non c'è, ma santo cielo. Io infatti adesso mi auguro che, visto che siamo nella nuova era di Call of Duty, questo sia il nuovo standard per le campagne. Perché ad esempio un Black Ops fatto con questo tipo di impronta, che bomba sarebbe. Ovviamente non voglio addentrarmi troppo sugli aspetti narrativi, perché già comunque le campagne di COD sono brevi ma intense, però insomma non voglio rovinarvi, come dire, l'appetito. Però chi l'ha giocata tutta dall'inizio alla fine, quindi guardatevi anche il filmato post credit, se ve lo siete persi andate nella sezione filmati, cioè, che cosa hanno tirato fuori? Io non voglio dire niente, però ragazzi, il DLC tanto leakato, tanto rumoreggiato sulla campagna, cioè su una campagna aggiuntiva che arriverà il prossimo anno, perché vi ricordo che Modern Warfare 2 non durerà un anno ma dura 2 anni, quindi fino al 2024 ce lo ritroveremo. Secondo me l'anno prossimo bel DLC corposetto campagna e si va verso Lago Duria. Tecnicamente eccelso, missioni divertenti, sempre comunque con questa volontà di metterci in scenari e situazioni diverse, bello anche dal punto di vista narrativo, qualche piccolo plot twist un po' telefonatissimo, però è sempre comunque un piacere. Devo dire che questa campagna mi è piaciuta veramente tanto, si accosta comunque al comparto multiplayer. Io non posso esimermi dal dare a sto giro, a questo Call of Duty Modern Warfare 2, un bel 8.8. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi, se l'hai giocata, se ti è piaciuta la campagna, fammelo sapere. Se invece devi ancora giocarlo, beh, fammi sapere se questo video ti ha dato un po' l'incipit per poterla provare. Nel frattempo che aspettiamo Warzone 2.0, che vi ricordo c'è il 16 novembre, cosa si può fare da qui al 16 novembre? Lo sai già. Guardate ad esempio l'ultimo video uscito finora qua sul canale, oppure a sinistra tutte le news del Frank News per rimanere sempre aggiornato sulle notizie videoludiche, tecnologiche e poi basta. Perché altrimenti sarebbe un TG.